Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Io ho spaccato il telefono. Ho spaccato il telefono e quindi è per quello che sono sparito per così tanto tempo. Non ho pubblicato niente sui social, non ho messo nuovi video perché il mio telefono era RIP. Durante l'ultimo viaggio che si è appena concluso sono stato abbastanza sfigato. Poi vi racconto tutto. Oggi però torniamo virtualmente in Uganda per un nuovo episodio della serie in cui andiamo alla ricerca delle scimmie dorate. Mi stanno chiamando. Sembra una roba molto Indiana Jones. In realtà fidatevi che è abbastanza tranquilla. Arrivo, sto registrando l'intro del video. Adesso ho un telefono funzionante. Quindi torno a pubblicare e torno anche a Montevideo adesso che sono rientrato a casa, perché ho un sacco di cose bellissime da farvi vedere riguardanti i viaggi di quest'estate. Se mi seguite su Instagram sapete già di cosa parlo, se non mi seguite su Instagram non serve che andiate a guardare, ve lo dico subito. Sono andato in Vespa da casa fino a Cabo da Roca, ovvero il punto più ad ovest d'Europa, e si è appena concluso un fantastico viaggio in Centro America, parte di mondo che ancora non avevamo esplorato insieme, perché sono stato in Costa Rica. Quindi ci attendono avventure fighissime. Intanto però, sperando che stiate passando una fantastica estate, torniamocene in Africa, buona visione. Buongiorno amici, come state? Spero tutto bene. Stamattina sveglia prima dell'alba alle 5:50 perché tra poco partiamo per un nuovo trekking. Andiamo a cercare le Golden Monkeys qui in Uganda. Bentornati in Uganda. Zaino pronto, marsupio pure, devo solo chiudere la borsa e andare a fare colazione. Qui attorno al fuoco, che tra l'altro è ancora acceso, è dove gli altri si sono messi ieri sera per guardare la partita dell'Italia. E qui invece c'è il fiume Mucha, dove ieri c'erano tutti i maiali. Ma che colazione super! Salute! Ci vuole la legge. Ti giuro che non ho capito una parola di quello che hai detto. Che cosa avresti detto? L'ho usata per dormire, poi hai balbettato per il resto della frase. Perché siamo così stupidi la mattina? Ieri c'è stato un accenno di tramonto, sarebbe bello un sunrise lover questa mattina. Ragazzi, quanto è bella però la sensazione che si prova in viaggio quando lasci il posto in cui hai dormito, sai che dormirai in un posto diverso, hai tutta la tua roba sulle spalle e potenzialmente potresti andare ovunque. Quanto è bello questo murale! Dai Carlos, non essere triste. Il piccolo giovane Carlo tutte le mattine ha un suo rituale: andare a vedere le prenotazioni su Sivola. Chissà quando riusciremo ad organizzare viaggi in Uganda. Good morning, Hamid. Buongiorno a tutti, ragazzi. Così va bene? No? Cosa? Buongiorno, devo dire basta. Bella raga. Bye guys. Ciao. Bye bye. Sta sorgendo in questo momento e passando attraverso i villaggi vediamo tutte le persone che si svegliano, perché comunque qua i ritmi delle giornate sono scanditi dal sorgere e dal tramontare del sole. Verso le 7 si svegliano, quando poi il sole va giù alle 7 di sera vanno a dormire, perché alla fine non c'è illuminazione stradale e molte di queste case non hanno neanche l'elettricità. Siamo appena entrati all'interno della città di Kisoro, infatti ci sono delle belle strade asfaltate. Ci troviamo nella parte più meridionale del paese, un angolino poco prima del confine con il Ruanda. Viva Lecce! No! Come no? Sfortunatamente sono tornati anche i dossier! Ecco, vedete, i 4x4 come il nostro arrivano così, poi loro ci costruiscono il resto. E considerando le strade che stiamo facendo, top macchina. Comunque siamo arrivati al Makahinga Gorilla National Park, where gold meets silver, perché il silver è quello del silverback del gorilla, il gold della golden monkey. E anche qui è tutto sotto il controllo dell'Uganda Wildlife Authority. Prendiamo un po' d'acqua perché adesso iniziamo il trekking. Acqua, cibo presi, possiamo partire? Makahinga National Park. Pazzesco. Sapete qual è la prima cosa che guardiamo quando qualcuno ci manda un curriculum perché vuole collaborare con il nostro tour operator? Non è il aver girato il mondo o il ci so fare con le persone. Quali sono la seconda e la terza cosa? La prima è la conoscenza della lingua inglese. L'inglese è veramente fondamentale per il mondo del lavoro e per il nostro lavoro. È la lingua che ti apre tutte le porte. E sarebbe veramente fighissimo se esistesse un metodo più semplice, più economico, più facile da gestire per perfezionare la propria conoscenza della lingua, magari con delle video lezioni sotto forma di videochiamata, con dei madrelingua provenienti da tutto il mondo e averne migliaia a disposizione H24 7 giorni su 7 direttamente sul telefono, perché hai una piattaforma che puoi utilizzare sotto forma di app che ti permette di fare proprio questo.
Torno quindi a parlarvi di Cambly perché con il mio codice avete a disposizione il 50% di sconto sui piani annuale e anche 10 ulteriori minuti gratuiti per provare una videolezione. Però gratis veramente, cioè tipo non è che devi mettere la carta di credito o robe simili. Potete anche solo farvi una videochiamata di 10 minuti, videolezione con una madrelingua. Grazie Cambly per la collaborazione, mi auguro di avervi fatto scoprire qualcosa che possa esservi utile. Vi ringrazio e vi auguro buona continuazione del video. Siamo arrivati a Mugainga National Park e siamo nell'area del briefing, stiamo aspettando la nostra guida. Per noi oggi c'è una guida speciale, non so chi sarà, però quello, per quello che stiamo andando qua. Ah sì, è lui. E sapevate che i Batwa, conosciuti anche con il termine un po' dispregiativo di pigmei, hanno vissuto in questa foresta per circa 40.000 anni? Dai, lo sai che non è vero, adesso te lo scrivo nei commenti. Io mi baso sulle info che sono scritte qua. Sapevate che c'è soltanto un gorilla di montagna ogni 9 milioni di umani? Questo è il parco nazionale più piccolo di tutto l'Uganda, cioè che confina con il Ruanda e con la Repubblica Democratica del Congo. Ci sono anche i gorilla, che però noi abbiamo visto ieri. Adesso prendiamo i nostri walking sticks e penso anche dei portatori per gli zaini, per facilitare un po' il trekking e aiutare le comunità locali, perché loro non vengono pagati dai parchi ma soltanto dai visitatori, e vengono scelti per venire qua e guadagnare quei $15 per fare da portatore. Loro questo trekking lo fanno tutti i giorni, poi tornano a casa, i soldi vengono ridistribuiti nelle comunità. Lui è Ebo, lui è Noah e lei? Nora. Per non rischiare di inciampare, visto che comunque in questi giorni ha piovuto e la strada sarà parecchio fangosa, penso che metterò via la telecamera e filmerò con il telefono. Userò il tele quando, si spera, vedremo le Golden Monkey. Non è sicuro, c'è un 20% di probabilità di non trovarle, però i trackers sono già in giro a seguire le tracce di escrementi e avanzi di cibo per riuscire a trovare il gruppo di scimmie che andremo, si spera, a vedere. Incrociamo le dita, per ora c'è sempre andata bene, tranne che con gli scimpanzé, magari ce la facciamo anche oggi. Abbiamo già incontrato degli escrementi bufalo, non so come facciano i bufali a passare da questo sentiero. Comunque bellissimo, perché i ranger sono sempre super preoccupati quando troviamo le formiche assassine, ma noi abbiamo i pantaloni infilati nei calzini. Il nostro ranger ci ha appena fatto vedere questo frutto, che è in realtà una zucca, che però non è adatta per il consumo degli umani, viene mangiata soltanto dagli elefanti e viene soprannominata elephant beer, perché quando gli elefanti mangiano quello che c'è al suo interno si ubriacano. E ci ha anche spiegato che non è il caso di essere vicino ad un elefante ubriaco, perché diventano veramente pazzi. Over there, across the other side, that one there is called an angel's trumpet. Questa qui è la felce africana che i pigmei usano come erba medicinale quando hanno bisogno di sistemarsi lo stomaco, mentre là in fondo ci sono quei fiori a forma di campana, quelli lì che vengono usati dai pigmei invece per abbellire le donne. Sodom apple, ha detto, è velenosa anche questa per noi, ma i pigmei la utilizzano per ricavare il loro sapone, c'è un frutto all'interno che poi serve per ammorbidire la pelle. Molto bello, no? C'è un bel profumino anche. E da qui parte il sentiero per andare a vedere i pigmei, ovvero i Batwa. Questo è il Batwa Trail, che passa dietro alla resting tent nel caso si mettesse a piovere troppo, perché qui il meteo è imprevedibile. Per ora ci sta andando bene. Bellissimo questo trail, che figata, in mezzo ai bambù. Siamo entrati nel territorio delle scimmie dorate, quindi tra poco dovremmo riuscire a vederle. E non mi sono ancora spruzzato l'antizanzare da quando sono qua, ma mi hanno appena detto che non trasmettono la malaria. Qui. Solamente, perché siamo in alta quota e qui le zanzare sono... Nest. The insects? Yeah. You see when they are moving, they put their tail up. They put their tail up like the one of the cock. The name from when they put their tail up like that one of the cock. Eccone una, la prima, però si vede poco perché è proprio in mezzo agli alberi.
Sopra di noi ci sono alcuni golden monkeys che sono velocissime nel saltare tra un albero e l'altro. Non scappano, cioè sono abituate all'uomo, quindi non scappano, però non è che si avvicinano come i gorilla. Infatti è molto difficile riuscire ad intravederle tra le foglie ed è ancora più difficile riuscire a fotografarle e filmarle, anche perché a tempo che metti a fuoco è già saltata su un altro ramo. Il ranger ha appena detto che bisogna stare attenti perché quando le scimmie sono sopra di noi sono solenti farci pipì addosso. Sono stato appena pisciato addosso da una scimmia dorata. Come se la ridono le guardie. Ciascuna di queste scimmie si muove in maniera individuale alla ricerca di cibo da un albero all'altro, però nel complesso vanno tutte nella stessa direzione, come famiglia. Ho rischiato la golden shower delle golden monkeys. Ostrica, hai visto che bestia? Ha caricato il fucile, eh? Questa è l'unica cosa che potevamo mangiare oggi. Un sandwich, pomodoro, formaggio e uovo, che però è stranamente buonissimo. Comunque, trekking terminato, golden monkeys viste, posso ritenermi super soddisfatto. La cervicale, madonna. Sempre più vecchio per fare questa roba. Secondo me è il peso dell'amministrazione di Sivola. Torniamo alla macchina che ci manca il nostro Hamid. Hamid. Ciao. Hamid. Non è vero. Hamid, ma che occhio c'hai? That one. And that is a female and there's a male here. Ah, questo qua c'ha le corna perché è un maschio. L'altro è una femmina. Questo qui invece è un maschio, c'ha tre corni. Avesse fatto vedere Hamid non l'avrei mai trovato. Che figata. Comunque passiamo alla visuale della telecamerona. Siamo di nuovo a bordo dell'Hamid mobile. Abbiamo fatto cambiare i soldi. Ora su questa chi c'è? Il silver bag. In questo momento stiamo percorrendo una strada meravigliosa ma anche parecchio dissestata, che mi ricorda molto quella che ho fatto in Albania. La vista è fuori di testa, raga, cioè veramente. Questo lago che stiamo costeggiando da ormai penso almeno un'ora è meraviglioso, e noi questa notte dormiremo su un'isoletta all'interno di questo lago. Lago Bunioni? Burioni. Lago Bunioni. Panorami che ricordano più il sud-est asiatico che l'immaginario dell'Africa, ma questo qua, ci diceva Edo, è praticamente un prolungamento del Ruanda. Eravamo a 9 km dalla frontiera. Ho chiesto: raga, non è che possiamo fare un giro in Ruanda? Non si può andare, per turismo non si può entrare. Non sa fare le foto. Almeno c'è il lago, so. Scusa? Cioè, gli ho chiesto: mi fai una foto con la macchina? Mi taglia si vola. Allora te la faccio solamente con le ruote. Oh, veramente. Siamo arrivati, il posto sembra bellissimo, lasciamo qui la macchina, o meglio, Hamid ci saluta, andrà nel villaggio che c'è qua fuori, tra l'altro fighissimo, e noi andremo su quell'isola che vedete dietro di me con una barca che vi faccio vedere tra poco. Comunque stiamo guidando tantissimo in questo viaggio, però anche se passiamo tante ore su strade spesso non bellissime, cioè sono bellissime le strade perché c'è un sacco di roba da vedere, quindi il tragitto, gli spostamenti fanno parte dell'esperienza, perché non è andare da un punto A a un punto B, ma è andare da un punto A attraverso villaggi, panorami assurdi, coltivazioni, bambini che ti salutano, che ti gridano Mzungu, e poi arrivi. Però come oggi, no, abbiamo passato il pomeriggio intero a spostarci dal parco a qua, però è stata una figata. Comunque adesso vi faccio vedere la barca. Sì, caro, ma dobbiamo mettere i giubbotti di salvataggio? Non per forza, chi è sotto il po' non deve metterli. Ho
you? Fine, thanks. Come una zebra? Raga, c'è una zebra. Hanno le zebre, cioè hanno una zebra su quest'isola. Come se la passa bene senza predatori? Welcome to Kyahugye Island, home of Lake Bunyoni Eco Resort. Hi, thank you. Non ho ancora visto la stanza, ma devo dire che questo lodge promette proprio bene. Madonna, ogni volta che dico la parola lodge mi vengono in mente i parchi nazionali degli Stati Uniti, i Sequoia National Park, la voglia che ho di tornarci. Ma wow, thank you. Welcome. Mamma mia, che succo, eh? Mi fa rosicare il fatto che gli spagnoli possano venire qua, i tedeschi possono viaggiare in Uganda, i francesi tra poco arriveranno e noi no. Non è giusto. Qua è una, è una, è una, è mia. Quando uscirà questo video spero che la situazione sia risolta, però fidatevi, noi lo stiamo vivendo. Ho postato le foto dei gorilla, stiamo smart workando. I gorillaz, gran gruppo i gorillaz. Guardate che figata la luna, raga, dov'è? Cioè, si è accesa questa luna incredibile. Questa luna, si è accesa questa luna. Abbiamo già fatto l'ordinazione per la cena. Però tu sei quello che ti riprendi sempre con questa telecamera così, eh. Io te lo voglio dire. Ragazzi, comunque, volevo dirvi che questa sera siamo in questo lodge sul lago. Io non faccio l'inquadratura sempre dal lago. Guarda, ecco! Mentre sto pianificando un po' l'itinerario del viaggio in Vespa che devo fare tornato qua, ci hanno già portato la cena. Questa è la mia chef salad. Sapevate che in Uganda producono tanto avocado? E questo qua è chicken, chips e anche una strana sbugba che non ho ancora identificato. Pizza e anche pasta. L'hai messo in difficoltà. Invece del dolce che non mangio mi sono fatto portare un passion fruit juice. Ragazzi, è stata veramente una bella serata. Finalmente domani partiamo alle 9, che sembra di... Cioè, quando ci hai detto partiamo alle 9, come se avessi detto partiamo a mezzogiorno. Pazzesco. E anche io ho detto, no, voglio partire alle 7. Colazione che ora si fa? Alle 8. No, io la voglio fare alle 6. Finora siamo sempre partiti soltanto all'alba. E io domani mi sveglierò comunque prima dell'alba, perché non voglio prendere cattive abitudini. Sì. Comunque non ho ancora visto la stanza. Ma veramente c'è un trekking da fare? Beh, sì, ma è bellissimo in mezzo alla foresta. Che storia. Vorremmo chiudere velocemente perché è pieno di insetti. Bello! Ma è super carina questa stanza. C'è anche il bagno in camera. Ci hanno dato delle pratiche infradito. Domani è l'unico giorno in cui abbiamo la possibilità di svegliarci un po' più tardi. Direi di approfittare, recuperare un po' di ore. Mi sveglio alle 6:30, mi sa. Prova letto. Sorprendentemente comodo. Non sono un genio, ma non vedo prese. Presa inglese, non serve l'adattatore, basta un cotton fioc. Madonna, è veramente meravigliosa questa stanza. Stai faxando? Assolutamente sì. E comunque ragazzi, anche oggi super giornatona. Spero che vi sia piaciuto questo video. Vi ringrazio per averlo visto fino alla fine. Noi ci vediamo alla prossima avventura, perché il nostro viaggio in Uganda non finisce qui.